Domenico Martelli, presidente della Proloco di Strambino, è soddisfatto di questa edizione? Sì, soddisfatto, perché comunque più che altro sono soddisfatto personalmente, perché riesco sempre a mettere assieme più cose che non sono pesanti e coinvolgono le persone, come i ballerini, i maghi, sono tutte un po' novità che divertono, quindi va bene. Quale sarà il programma di domani? Domani è una giornata lunga, intensa, ci sono 140-150 espositori tra legno e artigianato, e le mostre, i castelli, animazioni, musica. È lunga, lunga, pesante, e spero che porti soddisfazioni come stasera, nel senso che ci sia la gente, poi anche tramite voi speriamo qualcuno in più. Comunque sì, è abbastanza impegnativa come giornata. Quali sono i prossimi appuntamenti per Strambino? Il prossimo appuntamento più vicino sarà sicuramente la festa patronale, che è la 27-28 di ottobre. E poi noi siamo un po' così, non abbiamo calendari, andiamo sull'onda. Comunque credo a novembre la Bagnacauda, poi si farà qualcosa a Natale con il comune e le altre associazioni. E poi il carnevale più avanti, quindi di cose ce ne sono.